Grazie Presidente. Il problema, Ministro, è che lei controlla i migranti sul treno affinché non escano dall'Italia, non perché non arrivino, perché ovviamente lei non ha competenza negli altri paesi. E quindi lei sta facendo di tutto per tenerli tutti qua, ne prendiamo atto. Sono contento oltretutto che perlomeno le nostre interrogazioni servono a smuovere un minimo il governo, a dare qualche rinforzo ulteriore, anche se assolutamente non sufficiente. Invece le dico, Ministro, che è allarmante che lei non ritenga pericolosa e critica la situazione del Friuli Venezia Giulia. La invito ad andare a Udine, ad andare a Pordenone, ad andare a Trieste, ad andare a Gorizia, tra la gente comune, non all'interno dei palazzi delle prefetture, e vedere se la situazione non è allarmante. È allarmante invece che lei certifichi in quest'Aula che noi ci stiamo prendendo tutti i clandestini che rifiuta la Germania e questo paese, questo governo li fa entrare, li accoglie sul territorio nazionale. È allarmante che su 4.211 presenze in Friuli Venezia Giulia lei dica che va tutto bene e non c'è alcun tipo di problema. È allarmante perché anche i dati che vengono dal Ministero degli Interni certificano che su tutto il territorio nazionale soltanto il 4% ha avuto lo status di rifugiato. È allarmante che lei oggi ha certificato che i controlli vengono fatti esclusivamente, ed è quello che confermano anche le forze dell'ordine perché non hanno mezzi, attraverso chi arriva su ferrovia. Pensiamo quante decine di persone arrivano su gomma, arrivano a attraversare a piedi il confine e non solo ci troviamo questa invasione, ma non sappiamo nemmeno chi è presente sul territorio nazionale, che intenzioni abbiano, se c'è all'interno di queste persone soggetti a rischio terrorismo. Altro che sicurezza nazionale, noi non sappiamo chi è presente e lei oggi l'ha certificato. Il governo, invece di difendere i confini, oggi cosa decide di fare? La carta della buona accoglienza, una carta per garantire abitazioni di qualità clandestini, per dare lo standard dei servizi per Deve erogare concludere, fondamenti anche onorevole. Wi-Fi, per dare lo standard di una qualità del cibo adeguato, per dare la tutela legale pagata Grazie. dal pubblico. Ministro, o si Grazie, sveglia onorevole oppure questo Fedriga. paese penso che la manderà a casa velocemente.